se te perdió la llave. Dile que se te perdió la llave. Le montaste que soy tu amigo, cuando en verdad tú matas conmigo. Tú le montaste que soy tu amigo, cuando en verdad tú matas conmigo. Tú matas conmigo. Tú matas conmigo. Tú matas conmigo. Tú matas, tú matas conmigo. A las 12 de la mañana te siento, estoy grave. Mami chula, dame de eso. Y si te robo, te amanece conmigo en la calle. Dile que se te perdió la llave. Dile que se te perdió la llave. Buonasera a tutti! Ciao! Da quanto tempo? Sono tornata, Giulia, benvenuti tutti. Meno male che sei tornata. Quello che le donne... C'è gente che si diverte a imitarti quando... Esatto, ma io sono inimitabile, la è verità vero, è un po' questa, sei inimitabile. Ma lo sai perché sono mancata? Perché dovevo preparare il mio compleanno, fatto come Chiara Ferragni, tipo una settimana di festeggiamenti. Mamma mia, come sei importante! Compleanno da molto alcolico, come ben sai, ho portato avanti la mia passione. Non che si può non fare un compleanno alcolico. Infatti, però c'è gente che so che riesce anche a festeggiare senza io sono la santità fatta persona, non bevo mai al mio compleanno. Stendiamo un velo pietoso. Che non è vero. No, però durante appunto il mio compleanno ho raccattato, ho fatto delle conquiste femminili, lo sai? Wow. Qua si scoprì l'altarino sì, dei compleanni. Sì, perché comunque ho una certa... Un certo aplomb. Sì, cioè nel senso... c'è aplomb. Conquisto bene le donne... Le blonde non sono le blonde. Beh, diciamo blonde. Che stasera abbiamo conquistato una bionda una mora. Davvero? Proviamo sì. A schioccare le dita. Proviamo a vedere se magicamente appaiono. Vai. Non appaiono. Eccole. Non siamo da sole. Ragazzi, che male le vedete? Ginocchia. Vedete? Siamo... un po' più in qua, se no non ti si vede, ok? Troppe donne, allora, troppe donne. Abbiamo in scala una bionda, mia una sorella. Mora, una bionda, una mora. Top! Io non ho più le ginocchia. Mi sento vecchia. Cos'è fatto sotto? È tutto puramente casuale, bionda, mo, cioè esatto. Proprio così a caso. No, ma poi siamo proprio bionda, mora. Sì, esatto. Fede, non fede. E poi ricordiamo che qua c'è anche una bionda da bere. Per quella serve, ah, giusto, vero. Perché se la Fede non ha la birra davanti, questa Fede non ha la birra davanti. È il mio primo video party. Ma anche loro, perché in realtà avevano la birra sotto il tavolo. Ecco perché erano sotto il tavolo. Solo verissimo. Per quel motivo lì. La birra? Loro, sì. Ah, sì. Come avete visto quanta gente? Sì, che roba. Devi commentare. Ma posso salutarli tutti? Ho mezz'ora. Saluta. Vai. Allora, ho mezz'ora. Grande Jack. Deborah, ho mezz'ora. Allora, grande Jack. Poi c'ho la Debbie, grande Debbie. Elia Basso, Yuri Fuzzi, Carlo Boz. Se sbaglio un numero, ragazzi, è finito. Edo Di Palma, Marco Franciosi, Marco Pavone. Non c'è, finito. Marco Marchi dalle Marche anche. Esatto. Che ci saluta tutte le puntate. Ciao. Ma chi è che ha scritto? Sei bella ronta. Grazie. Ma dove vedete i commenti? Riferiti. Allora, quello schermo è quello che dovete guardare. Ok. Quello no, quello sì. Ok. La faccia della Fede. Dove sono? Dai, che soffriamo. Siamo quelle noi. Ah. Madonna, ma sono così brutta. Ragazzi, scusate, di solito mi trucco e mi lavo. Sì, come beh, no. Scusa, come non ti sei lavata, Sonia? No, stasera. Ovviamente. Beh, ma scusa, si fa. No, non è vero, siamo mi sono lavata. Stanza. Vabbè, dai, svegliamo il segreto della nostra acconciatura. In realtà anche noi non ci siamo, cioè non avevamo voglia di pettinarci i capelli. No. Quindi abbiamo rimediato con questo fungo. Assolutamente. Fungo style. Alla Ferragnitz. Un po' alla Britney Baby One More Time. Torna sempre Britney, alla fine. Britney. Vabbè, scusate, sì. Ma chi cazzo siete? Che cazzo vuoi? Io le faccio un...
Cioè, ma chi mi ha invitato? No, cioè, più che altro quello, dai. Ma perché allora, ci avete invitato? Invitate, le ho invitate io, intanto per ricominciare, ecco, perché intanto. La Sonia la conosco allora. Tipo dal 1900 sì, cipola, come 1900 mai, esatto. Allora. Sì. Però loro sono parte di un gruppo musicale. Prima che la Sonia stesse con me, però. Dormivo? Cosa ti sei perso? Ho perso un passaggio. No, una leggera liaison. No, scherzo. No. Ciao. Chi è? Qua stanno incominciando a scrivere. Ogni tanto buttate l'occhio così leggiamo i commenti. Ok, ciao. C'è scritto, ma io ce l'ho tutti qua. Cioè, un video party, ragazzi, ma che emozione. Un video party. Ogni tanto dai un occhio al video party. Sono 26 nei video party. Allora siamo in grado. Cioè, in realtà dovrei avviarlo anch'io, ma non ho i giga, quindi non posso avviarlo da due mercoledì a questa parte. Guarda, non ti insulto perché siamo in diretta. Grazie. Mi insulterai dopo in privato. Bene, stavi dicendo, Giulia, che c'è una tua vecchia conoscenza. Sì, la Sonia è una mia vecchia conoscenza. La Fede non l'ho mai conosciuta, l'ho conosciuta oggi. Però in realtà l'ho conosciuta perché durante la quarantena hanno fatto molti video interessanti. Ci siamo molto fatte bene. Riconoscere, sì. Ci siamo fatte riconoscere con dei video io molto ignoranti. Credo che ho passato la più bella quarantena quando guardavo i vostri video. Ma c'è, sono ma diglielo di questo, sono... È bello essere. C'era un video dove c'era la Fede che ad un certo punto dalla disperazione c'era proprio il backstage che, che l'hai lasciato. Sonia, ma cosa devo fare? Esatto, Sonia, ma io so cosa devo fare. Ma taglia tu. Spero di averlo fatto giusto, una cosa del genere. Esatto. Gioia e dolore stessa cosa di questa quarantena. Ma Giulia, più imbecilli dei video che faccio io. Quindi cioè sfioravano livelli di che guardi mai imbecille? Imbecille, non ho capito. Nel senso che in belle sì. Ma ha detto che l'avete fatta molto ridere durante la quarantena. Sì. Ma che bello, vedi? Che bello. Che tu hai una vita che ti prodighi a fare meta. La newsletter delle Snay Up, sì, dove esatto. Ti dicevano: vuoi vedere il nostro video? Abbiamo una newsletter. Sì, tu sì che sì, sei sì. Una persona valida in queste certo, cose. Scusa. Ma sei perfetta, guarda. Tutto quello che ci serviva adesso sei ogni tu. Ogni tanto arriva la mail e poi dici: ma è la Sonia che me la manda? Oppure la Fede? Niente, adesso io paura, vi seguo su Instagram. Dopo vi chiedo un'amicizia perché sono curiosa. Io sono ferratissima su Instagram. Abbiamo visto, fatto una birra prima di venire qua. Io lei come cazzo si condivide? Ma dove sia? Ma che cos'è? Sembravamo le 50 follower. Esatto, le cinquantenni con Facebook. Certo. Come funziona? Ma noi siamo anni 80, sì, 90, noi anche siamo un po' 2000. Che non lo sappiano i miei colleghi a lavorare, io sono bravissimo. Sappiatelo. Vabbè, Sonia o Fede, dico Sonia perché so che sei stata ormai un po' tu la... Io ragazzi sono la vecchia... superstite di questo gruppo, sì. Cioè sono rimasta da sola. Sei un po' la vecchia fondatrice. A me vecchia non me lo dice, sei chiaro. La sopravvissuta. Passamelo. Che pezzo de fregna, oh. Ah, buona. Oh, ma raga, beccato l'inquadratura proprio come perfetta. Wow. Mi ero lavata. Guarda la Sonia come si impegna. Guarda la Fede. Sono io. La Fede è troppo tu. Seria quando sono nata. Allora, la Fede è il mio obiettivo. Esatto. Devi essere un po' più sorridente. Avete assolutamente ragione. Un po' più wild, come la wild. Purtroppo è lo strumento, la tastiera non prevede molto godimento. Però non è vero, con le Snay Up si gode e basta. Con le Snay Up, ragazzi, abbiamo un sacco. Perché noi in realtà facciamo parte delle Snay Up, non l'abbiamo ancora detto. Ma chi siamo noi? Buone, da dove chi veniamo? Siete voi? Chi siamo? Up? Ma noi? Chi siamo? Chi siamo? Raccontateci. Aldo Giovanni e Giacomo. Dai, Fede, allora dovete sapere che questo è no, non posso dirlo in questo modo. È la prima intervista della Fede. Sì! E quindi è giusto che anche lei... Tutto chiaro, no? Sì, quindi chi siamo? Chi siamo? Noi? Chi siamo? No, io passo. Ma come passo? Passo. Questa era io quella facile. L'ho chiesto a te perché tu sei la fondatrice, la vecchia fondatrice. Esatto, non scaricare. Innanzitutto la questo vecchia fondatrice. Io sono curiosa perché sto nome sarebbe? Allora, questo è il nome di un antico non scherzavo, non ci riesco, non vuol dire momento, niente. Momento, vuoi che ti facciamo la musica? C'hai Quark? Esatto. La fa la Fede di solito Quark. No, perché noi abbiamo questo allora, momento. Allora, dovete sapere che Snay Up non vuol dire assolutamente niente. Però è bellissimo a fine concerto quando le persone vengono lì e ti chiedono: ma cosa vuol dire Snay Up? Tu sei stanca come non ce n'hai la minima e ti inventi le peggio cose. Una volta ho detto uno che Snay Up voleva dire, era un nome di un demone
al contrario, ma se si azzardava a pronunciarlo dritto, era sfiga per tutta la vita, cioè peggio delle catene di Sant'Antonio. Quindi... era una roba indecente. Questo qua è andato via. Ah, ok, ho capito. Quindi non, non lo dico. Non lo dire, non ci provare neanche. Mi ero immedesimata così tanto nel personaggio. È stato bellissimo. No, quindi, non vuol dire niente. Super mega cazzola. Una super cazzola incredibile con scappellamento a destra. Non vuol dire niente, ragazzi. Assolutamente niente. E non è inglese. Ma adesso che hai svelato l'arcano, come farai? Ma tanto la prossima volta se lo dimenticano. Scusa, aspetta, sono in 27. Potete dimenticarvelo, grazie. Riavvolgiamo tutto. Che cosa significa? Dai, fai. Allora, Snay Up. Per pippone. Ce l'ho. Questa tocca a te. Cosa vuol dire Snay Up? Dai. Cosa vuol dire Snay Up? Inventatela, tanto peggio. Snay Up dal greco Snaizu. Brava! Per cui vuol dire, appunto, come dicevamo prima, godimento della performance musicale, ovviamente. Parole a caso. Si parla di musica. E questo è quanto. È il messaggio che la Sonia di vecchia data, appunto, vuole dare vecchia con questa Sonia. Vecchia, vecchia, grazie. No, grazie, arrivederci. Grazie, un applauso. Vi voglio bene. Sono quasi commossa dopo. Anch'io, dopo aver sentito vecchia 25 volte, sono commossa. Addirittura l'etimologia della. Perché adesso passa al latino, il prossimo è il latino, sicuro. Esatto, esatto. Tra mezz'ora chiedeteli cosa vuol dire Snay Up. Okay. Dal greco. Dal latino. Ricordiamocelo, richiedere cosa vuol dire Snay Up. Esatto. Vabbè, io voglio sapere la nuova formazione. Innanzitutto. Aspetta, abbiamo le audizioni delle Snay Up sono state molto meglio di X Factor. Carlo dice. Racconta. Grazie. Grazie. Ecco, perché hai visto che tu in quarantena. Fedelissime. Quelle che vi abbiamo fatto vedere sono molto meglio di X Factor. Aspetta che ora ci sono. Grazie Carlo. Grazie Carlo. E, addirittura il cartellino. Tu hai dato un senso alla mia quarantena, Carlo. Grazie. Esatto. Grazie per aver dato un senso alla nostra quarantena, che noi stavamo pensando di appendere gli strumenti al muro. Assolutamente sì. Sono confusa quando hai detto così, perché mi ricordo l'ultimo video dove ci siete tu, lei e la cantante. Che abbiamo fatto i veri provini. Che avete fatto i veri provini e dietro c'avete tipo una specie di furgone. Che è il mio furgone. Il mio furgone, che vabbè, sarei divertente, ve la racconto in un'altra puntata. E, il mio furgone dove abbiamo chiuso le nuove. Esatto. E poi abbiamo fatto il giro come quattro ristoranti. E abbiamo detto: se vi abbiamo preso, torniamo indietro. Ho beccato i verbi. Vabbè, avete capito. Non lo so, però senso, io non mi faccio problemi. Se il vostro provino ha avuto esito positivo, noi torniamo indietro e andiamo in sala prove. E abbiamo fatto esattamente così: abbiamo caricato lei e siamo tornati in sala prove e le abbiamo fatte scendere. E vi abbiamo preso. Mi ricorda vagamente quel programma, non so se ve lo ricordavate, su MTV Next. Sì, no, super pullman che caricavano, esatto, i tipi. Se a te non ti piaceva, dicevi Next. Non con abbiamo come nostro logo, esatto, con altre cose. Non abbiamo avuto Next, devo dire. Certo. È stato al primo colpo. È stato un buon alla prima. Mai successo nella mia vita, devo ammettere, perché le Snay Up, da come sapete, poi tra donne ci si scanna spesso, quindi. Ma raga, non fate un gruppo femminile. Ma cosa state a fare? Vi ammazzate, vi scannate, no, vi rubate il moroso. No, quello no. Condivide tutto. Tutto scondivide. Esatto, come noi condividiamo. Le tante, la piastra, i trucchi. La piastra, non che piastra. I piatti al massimo. No, fortunatamente è stato amore a prima vista, sì, tra di noi, posso dirlo. E poi, cioè, io ero disperata, perché poi vabbè vi racconterò la storia, ma ero letteralmente disperata senza un gruppo. E sono arrivate tutte, così, come tipo i buoni di Amazon. Quanto è bello ricevere un buono di Amazon. La stessa storia, capito? Uguale. Sono arrivate così, dal cielo. Cosa hai da fare tu oggi? Vuoi suonare con te? Ma, ok. Più o meno così. Ma quindi era un colloquio un po' molto informale. Cioè non è le faremo sapere. Gliel'abbiamo fatta. Oppure la famosa domanda: ma lei sogna una famiglia? Sai che questa potevo farla. No, io voglio morire da sola. Con un gatto, però far carriera, esatto. Grazie. Hai intenzione di rimanere incinta per i prossimi No, dieci. Io incinta. Fidanzata, no, pratico l'astinenza. Tutto ciò per avere un lavoro non retribuito di 6 mesi. Però lo stage è fondamentale. Anzi, stage, mi correggo, perché sono. Di solito fanno quelle domande molto sensate. Sì, sì, ma cosa sogna lei? Io di lavorare 15 ore al giorno. Il sogno della vita. Con il vostro caso base, nel vostro 300 caso euro mi basta. Scaricare strumenti nel. Io voglio caricare strumenti zone. Senza prendere una lira, esatto. Da qui a 96 anni, finché non la vado in pensione, no? Sì, è chiaro. E quindi sono capitate un po' tutte dal cielo, come manna dal cielo, okay. Però le ultime prima due di svelare le abbiamo fatte patire.
prima di svelare le nuove, no? Racconta un po' il passato delle Snay Up. Ma fuori c'è freddo, un bel tempo. Racconta gli scheletri nell'armadio. Cioè, non è che devi raccontare proprio tutto di quando in realtà Snay Up è... momento sputtanamento, vai. Esatto. La baby. Di quando siete nate, cioè quando è nato il nome Snay Up. Uff. Allora, le Snay Up hanno 9 anni. Minchia. Minchia. Ho letto pure io due coglioni. No, cioè, bellissimo. Abbiamo 9 anni. Abbiamo passato. Ci facevi i conti l'altro giorno, ma penso di aver perso il conto molto presto. Tante formazioni, tante persone. Avevamo iniziato io e la famosa Attila, la mia vecchia chitarrista, che poi ha deciso di lasciare. Quindi ho continuato da sola. Attila. Ciao, me la Attila. Ricordo. Me la ricordo. Ma per lo stesso motivo dei ricchi e poveri, vi siete divisi? O... Qual è il motivo dei ricchi e poveri? Ho un passaggio che mi manca. Qual è? Perché? E questo lo so da mia madre. Tra l'altro mi ha fatto anche scappare questa cosa, perché i ricchi e i poveri avevano questa formazione che erano poi in si è 4, due donne e due uomini. Le donne stavano con la stessa persona, esatto. Cioè una ha fregato il marito all'altro. Grande ma pensa te. Ma tanto loro sono state prevalentemente sempre femminili, quindi o si fregavano tra di loro. No, poi non lo so. C'è chi puzzava di omosessualità e di eterosessualità. Quindi non avevamo nessun non problema. Era quello il motivo della disgregazione. No, ho stati problemi personali. Ho deciso di intraprendere un'altra strada lavorativa. Quindi, sai, quando dici la priorità è il lavoro, non voglio più suonare, bla bla bla. È sempre la solita, vuoi avere figli. Brava, diciamo sempre al solito punto. Famiglia. E poi ci lamentiamo che i produttori non ci prendono. Chissà perché non ci prendono, vabbè. Hai disonorato la famiglia. Minchia, la famiglia. E quindi l'abbiamo tranquillamente lasciato andare lei. Abbiamo preso il Adil. Nostro membro, lo chiamavamo. Ciao, Adil. Era il membro. Ah, membro in tutti i sensi. Esatto, era l'unico uomo. Membro proprio. Esatto. Che poveretto, ci ha sopportato finché ha potuto. Poi, guarda, grazie ragazza, tu bello. Però. No, esatto, io sono sincera, sono stata io a voler chiudere con loro. Adesso mi picchieranno tutti quanti. Lei che stronza. E vabbè, sono stata io perché ero molto stanca e volevo chiudere il gruppo. Cioè, per me le Snay Up sarebbero finite l'anno scorso. Proprio ero decisa, determinata, basta, io voglio fare qualcos'altro. Sì, mi ricordo qualcosa del genere. Sì, ero proprio determinata. È apparsa la Madonna. Più o meno. Allora, vi racconto un aperitivo dove cosa è successo? È successo cosa qualcosa. È successo? Allora, è successo che io ho detto basta e 2 giorni dopo, se non 1 e mezzo, mi chiama il direttore artistico di Sanremo Rock e mi dice: voi dovete andare in finale a Sanremo Rock. Yeah! Voi e quale formazione? Esatto. E dietro di me c'era il vuoto. I balloni di fieno che girano. Tambo Snay Up regolare. Che poveri. Nessun commento. Mi aspettavo un commento dai vabbè. Sì, scusate, ho letto no, ma un nome che non volevo leggere. Comunque, le balle di Brava. Mi piace sul pezzo. Non c'eravamo io e Angie Prati. E vi siete guardate. Cosa? Prati è il cognome dell'Angie. Esatto. E perché io sarebbe la cantante. Esatto. Grazie. E tu, Angie, cosa facciamo? Non ci andiamo? No, sprecare un'occasione così. Ho capito, ma ho mollato tutto il gruppo. Che faccio? Vado a letto, dico scusa, ho cambiato idea. Scusa, Dil, potresti tornare. Non è che torni un attimo. Giustamente, già mi odiavano prima, quindi mi avrebbero odiato e linciato. Esatto. E poi mi hanno detto: sì, venite, ma col pezzo in italiano. Bene. E io sono un problema. L'unico pezzo mai scritto delle Snay Up in italiano aveva una tastiera che è stata scritta dal nostro produttore Pret. Grazie, Pret. Ma noi Pret! Avevamo Pretorius. Sì, Pretorius. Lo conosco. Ciao, Pret. Luca Pret. Ciao, Pret, il nostro produttore. Ti salutiamo tutti. Ciao. E che c'era una tastiera, ma noi l'avevamo riarrangiata per non averla. Era solo su album. Come cazzo? E quindi... guarda, noi abbiamo le basi. No, non si possono avere basi. Bene. Siamo sempre più sole. La disperazione del deserto. Non c'era nessuno e mi mancava una tastiera. E niente, per vie traverse mi danno il numero di questa bionda qui di fianco. Ciao, bionda. E là è il mio momento. Ma veramente il produttore era Pret? Sì. E quindi io sono un nomen. Oh, cazzo. Omen. Ci tu siamo sei. Arrivati adesso. Perché io sono Pratt. E l'altra è Pratti. E l'altra è Prati. Quindi Prati, un sacco Prata di, e Pret. Un sacco di vabbè.
comunque, sto perdendo, sì, troppi no, perfetto, che hanno tutti il cognome uguale. Quindi io lascerei a te la parola e racconta come ci siamo conosciute io e te, perché è bellissimo. E io e Sonia, anche lì ripeto, sempre amore a prima vista, a prima telefonata. Io ero all'Esselunga, anzi, oh mio Dio, ero comunque a fare la spesa. Ricordiamo, la spesa prima del Covid era un'esperienza magnifica che durava adesso ore e ore, esatto, solitamente, in cui riempivi appunto il carrello di tutte le tue frustrazioni. Adesso non lo puoi più riempire e perché sei povero, perché sei povero. Esatto, esatto. E quindi in tutto questo mi scrisse questa Sonia e io dissi: aspetta un attimo che esco dal supermercato. 7 ore dopo, ragazzi, mi ha chiamato 3 ore e 40 dopo, l'ho contattata, io ho detto no, non esce più, l'ho contattata e nelle casse, sì, sì, sì. Avrei pensato non perché mi vuole, no, non è che era, era il 23 dicembre, lei faceva la spesa per la vigilia di Natale. È vero, ecco perché avevi il carrello non pieno. Non ricordavo, non è vero, ragazzi, è il giorno prima della vigilia, avevo sempre il carrello così pieno prima del Covid. Diciamo che nel mentre stava flirtando con quello della corsia dei latticini. No, io sono estremamente concentrata quando si fa la spesa. Cibo, mi raccomando. Cibo. E quindi la Sonia è andata subito al dunque. Mi piacciono le persone molto pragmatiche. E senti, abbiamo voglia di una razionista. E mi ha detto: sì, sì, io gli ho raccontato esattamente quello che è successo. Esatto, e mi ha detto: vieni a suonare con me. Io gli ho detto: sai cosa ti dico? Ok. Cioè lei aveva tipo 15 gruppi, noi eravamo, esatto, 16esimo, e ho detto vabbè, facciamo Sanremo, poi è stato bello, ah, non ci vedremo, sì, mai più. E in realtà sta biondina ha deciso di rimanere, quindi lei è stata la prima. Sì. Nata, wow, per casualità, yeah, per Sanremo. E in realtà poi ci siamo, sai cosa ti dico? Ma io la tengo la tastierista. E vai, e vai, più tastiere per tutti. Esatto. Adesso c'hai tipo 16 gruppi. No, adesso ovviamente anche 7. Qua dopo la quarantena non è solo cambiata l'approccio alla spesa, ma anche l'approccio al live. E quindi abbiamo avuto tempo di rivalutare tutte le nostre attività musicali. Ok. E quindi magari ed ecco, dai, facciamo 13-14. Quindi le stay up le mettiamo al 15esimo posto, quindi dai, ci può stare. Ce la facciamo, secondo me ce la facciamo. Una pandemia di mezzo, ce la facciamo tranquillamente. Esatto. E cosa è successo? Niente, lei è stata la prima. E poi ho preso due sbarbatelli professionisti che passavano di lì, perché Sanremo Rock doveva esserci da lì a breve, sì, prima della pandemia. E quindi ho preso altri due ragazzi che ci hanno dato una mano, Kale e Riccardo, basso e chitarra, chitarra e basso, insomma avete capito. E salutiamo, abbiamo Kale, Kale e Rick, che lo conosco per via traverse musicali, sì. Sì, giusto, è vero. Cazzo, no, ragazzi, mi vabbè, si sta seccando la... no. Bevi. Bevo. Fai finirla, Sonia, e poi arriva, no, finali, fai finirla, so... ferma... no, ah, fai, io mi fermo, Sonia, voi mi date un calcio, poi passiamo, no, ho finito, cioè, abbiamo preso questi due sbarbatelli e dovevamo andare a Sanremo, poi è venuto il Covid, basta, finito, okay, ma è il Covid e così è successo, hanno annullato, eh? Spostato, e adesso lo vediamo nella prossima, okay, puntata, ok, allora dai. Sonia o Fede, anzi Fede perché parla, yeah, meno della, okay, Sonia, vai, sì, sì. Oh, mi chiedi le cose, non è che poi posso, ragazzi, è molto facile parlare meno della Sonia, ecco, ecco. Poi ecco, in ordine di anzianità le do la precedenza. Non è vero, perché io ho un anno in più della Sonia. C'è un commento bellissimo. Davvero? Leggilo. Le Snei Up a Sanremo Rock spaccheranno più di Morgan e Bugo. No, no, vabbè. Questo, yeah, vince tutto. Chi è che l'ha scritto? Sempre Carlo. Dov'è Bugo? Carlo, Carlo, Carlo ha tanta roba. Dov'è Bugo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Niente, basta, dai, dai, bene, vai. Ditemi, devi lanciare quella, quella, ragazzi, evidenziata. Questa canzone mi ha fatto assolutamente innamorare del progetto della Sonia, ve lo giuro. Ecco per voi Obsession. Yeah. Oh my, yeah, god. Yeah.
Vai, canta, Sonia. No, lei, io non sto zitta. Canta per... truba. Comunque il finale di questo video, c'è il Fed che dice: che roba. Infatti, Fed, in fondo, ovviamente, Fed. Non so se potete vedere anche qua, viene obsessionata anche la ragazza che ci fa il video, la Patti, la salutiamo. Obsessionata, esatto. E l'ultimo, proprio l'ultimo fotogramma è il Fed che dice: che roba. L'abbiamo voluto ovviamente come cameo finale. Stavamo pensando di chiamarlo anche qua il Fedda. Fedda, io vengo col Fedda. Sai che io e lui abbiamo fatto radio per tanti anni insieme. Sì. Non potete capire quanto suda. Fedda, ti voglio bene, ma mamma mia. Tavolo completamente bagnato. Microfono, tavolo, mixer. Dai. Effetto sandalo bagnato. Esatto. Ciabatte in piscina. Esattamente. Come a parte. Vabbè. Sonia, dove eri rimasta? Boh. È che io farei farlo anche alla Fede, ma la pezzo iniziale non lo so. No, ma io non lo Dai, so. La Fede gli facciamo raccontare quello stasera. Ah no, la domanda era: quando dobbiamo fare Sanremo Rock? Quello sì, no, se l'hanno annullato. Lo so. Se l'hanno annullato, vero, cosa fa? Puoi dire tutto. So. Allora, Sanremo Rock ci aspetta a luglio e a in streaming perché dovremo fare un magnifico video realizzato appunto a proposito di sudore, non oso immaginare, in sala prova il 13 luglio, e dopodiché ci aspettiamo andiamo a settembre. Yeah! Se passiamo alla semifinale a luglio in streaming, perché adesso hanno queste nuove modalità anti-Covid. Dobbiamo votare? No. No, noi faremo una performance in streaming a porte chiuse, quindi non è visibile neanche a noi, non la faremo vedere, mi state chiedendo tutti, vi prego, fate la diretta. No, non la possiamo far vedere perché è un evento esclusivo e perché noi, la nostra formazione non è ancora stata annunciata tutta, e quindi per questi due motivi non lo faremo vedere. Più avanti vi metteremo il video perché lo registreremo ovviamente. Se passiamo, andiamo alla finalissima all'Ariston a settembre. Esatto, speriamo. Allora, io per scaramanzia ho già prenotato l'albergo. Ve lo dico. Per scaramanzia. Per scaramanzia ho già prenotato la bella. Possiamo venire a farvi il tifo. Esatto. Credo di sì, credo sia a porte aperte. Io vi aspetto ovviamente a braccia aperte. Se l'Ariston sarà il palco grande, che non è mai stato fatto prima, quindi quest'anno ho deciso di fare questa cosa. Vedi, la Sonia è più preparata di me. Ma perché ho un pregresso ormai. Ma tu, cioè, ragazzi, puoi usare la carta della prima volta in radio, un po' di timidezza. Sono bionda. Sono bionda. Oh, attenzione che qua siamo in due. Io stasera ho scoperto di avere una sorella. Io ho una sorella che si chiama Federica, è bionda, che poi c'ha la bananina, occhi verdi, occhi azzurri, occhi verdi, occhi azzurri. Io vado a casa perché mi sento brutta. Stiamo attenti con le battute sulle bionde, perché qua non siamo bionde. Aspetta, siete naturali? Ovvio. Io sono biondo cenere. Anche io ho un po' di mesh, dai. Esatto. Potevate salvarvi in corner, invece no. Va bene. Sono bionde, proprio bionde. Assolutamente. Noi abbiamo sempre un alibi, però a differenza. Perché dopo vado a prendere la parrucca. Esatto. Per fare la bionda anch'io. Ma io vado in bagno e torno. Scusa, mi vado a incipriare il naso. Al massimo mi metto il body più marrone. Però sai cosa ho scoperto? Che le bionde sono sfigate perché alla fine scelgono sempre le more. Cioè, le bionde sono destinate veramente a essere quelle ma di passaggio. Io ho letto il terrore nei suoi io occhi. Io stessa sceglierei una more, ragazzi. Io ve lo confesso, per me le more però... assolutamente. Mi dispiace tradire la io mia categoria. Io avevo letto un articolo che le bionde andavano verso l'estinzione. No, allora. No, è vero. Ma non nel senso che nel senso che siccome le bionde sono meno delle more. Abbiamo le ore contate. Mamma mia, Fede, cosa non dobbiamo siete fare? Dei dinosauri. Intendevo dire che siccome il discorso di questo articolo si fanno more, quindi, no. Il discorso di questo articolo era: sì, può darsi che alcune bionde si fanno more. Spariscono. Puff. Però in realtà, siccome le more sono più, cioè, sono di più rispetto alle bionde. Io la sto seguendo perché mi interessa. Esatto. Anche a me piace. Dicevano che praticamente, siccome sono più more che bionde, le bionde andranno a distinguersi, perché se le more partoriscono le figlie more, le bionde ciao ciao. Vabbè, ma c'è l'acqua ossigenata. No, e poi ci sono anche dei tour magari nell'Europa dell'Est. Rinfoltiamo il biondo, dai. Diciamo che in Italia il biondo ci sta, in che sia un po' esatto. In Finlandia sì. No, ci vuole. Io preferisco anche io le more, però davvero le modelle di Victoria's Secret butta pure a casa mia, perché
Vabbè, tanta roba. Io però mi chiudo in casa e non esco più se guardo una sfilata di Victoria's Secret. Cioè, mi apro i popcorn e muoio da sola nella disperazione della mia cinta. Muoio da sola. Sì, esatto. Il gatto e basta. Cioè, un gatto obeso, ho finito di vivere. Cioè, basta, cosa devo fare? Beh, io vorrei degli altri commenti. Allora, qua, Carlo, scrivi un altro commento. No, Carlo, dai, io scrivete aspetto il tuo commenti. Terzo commento. Voglio un commento. È sempre più bella questa chat. Scusa. Perché ci sono un sacco di nomi bellissimi. Vedete poi tutti in fila, fa un certo effetto. Comunque. È sempre più bello. Un saluto dalla Svizzera. Ciao. Ci sono le bionde. Ma esatto, lo stavo per chiedere io. In Svizzera ci sono più bionde o più more. Voglio una statistica delle bionde svizzere per sapere se io e la Fede dobbiamo andare, dobbiamo trasferirci insieme. Dato che abbiamo scoperto. Ma se vi trasferite poi in Italia non ci sono più bionde. Non può andare. Ma dovete portare. Tu qua ci hai già detto che non c'è più futuro qua, allora noi dobbiamo, esatto, creare. No, dovete procreare, esatti, altre bionde. Dobbiamo moriranno. Come si fa, Fede? Tu come sei messa? Facciamo come la Ferragni. Come sei messa? A che punto sei? Io male, sono messa molto male. Sarà il nome, sarà il colore, no, tra di capelli, vabbè. Ma l'altro, sono una bionda. Io vado a casa. Sono una bionda tarocca, perché in realtà le mie origini sono tutt'altro che del nord. E lo sapevo, io ti ho salvato la vita. Magari prima, Tris nonno finlandese, che cazzo ne sai? Scardagione, il tuo polso è il mio mignolo. Vengo dalla Terronia, in realtà. Con gli occhi azzurri. Bionda. I miei sono salentini. Sì. Cazzo. Che meraviglia. Stumonno cittadini, radicati all'immestà. Che bello. Io ho No, più more, ci sono in Svizzera anche blu. E anche blu. Anche blu. Ami il Salento, Fede. Niente, Fede, io ho un debole per i salentini, per il Salento, per la Puglia. Sappilo, quindi io e te creeremo una nuova generazione di bionde a questo punto. Però è difficile poi col genere eccessivo. È difficile, ma noi ce la faremo. È difficile. E andremo a ballare la pizzica pizzica la notte. Allora, la Jude dice: io preferisco le rosse. Chi è Jude Menegardi? Allora, ma chi è Jude Menegardi? Ma come le rosse? È finta rossa perché in realtà ero rossa, poi sono sbiadita, quindi vabbè. No. Ragazzi, che tristezza, ragazzi. Un una si estingue, una sbiadisce. Io sono grassa con un gatto obeso. Non facciamo. È un rosso post quarantena. Un minuto di silenzio per i esatto, grande post quarantena, ragazzi. Che cose ho visto. Devo ancora andare dal parrucchiere, devo ancora vedere un parrucchiere da 4 mesi. Ma solo io non ho sentito l'esigenza. Sì, solo io. No, io non sento l'esigenza, anche perché mi sono fatta il colore a casa. È durato quei 2 mesi bello carico. E poi è morto. Anche lui si è suicidato. Un sacco di gente ho visto, ha fatto fai da te ed è rimasta anche calva. No, io no, per ecco fortuna, perché le bionde non esistono cielo, più. No. Oh mio Dio. No, Tammu dice presente. Chi è? Presente. Tammu. Salento sempre. Salento sempre anche per me. Io sono di Bologna, lo ammetto, però io ho sempre pensato di avere anch'io un cuore salentino. Un cuore se non salentino, o perlomeno del sud. Ecco, questo io. Carlo dice salutiamo la Angie. Salutiamo Angie. Ciao Angie. Io vorrei salutare però oltre a Angie altre 2 persone che sicuramente ci stanno ascoltando e che faranno parte della nuova formazione. Sì, non è ancora detta. Davvero? Io sono qua che ti sto rompendo le scatole. Sì, hai ragione, due hai ragione. Mesi, allora, dicendo chi sono. Una si è fatta sgamare da sola. Però io non posso ancora dire il nome. Perché? Sai perché non lo posso dire? Perché lei è stata così furba che si è fatta sgamare. Quindi io apposta non dirò il nome, così deve aspettare fino a sabato prossimo. Ma che cattivona! Perché? Allora, in anteprima? Dai, Sonia, fai anche il rullo di tamburi. Allora, non so se. Allora, intanto vi dico una cosa. Torneremo tutte donne. Wow. Ok. E questa cosa mi piace molto, sì. Ma poi si era già capito da prima, perché hai detto formazione femminile. Vabbè, però è un dato di fatto. Uh-huh. E avremo tutte il ciclo coordinato. E sì, ragazzi, perché state sempre insieme, quindi vi confermo. Ma la cosa più assurda è stata averlo coordinato in quarantena. Esatto. Passo e chiudo. Oh mio Dio, davvero. È stato in quarantena. Anche in quarantena avevamo il ciclo coordinato. Ci siamo scannate. No, davvero. Cazzo. È stata durissima, lo ammetto. Sono volati i coltelli. Meno male che eravamo a distanze. Momento triste, la musica su Skype si minacciavano col coltello, tipo cioè, le videochiamate erano sangue.
un film horror più o meno. Tarantino ci faceva una pippa, cose così. È stato divertente, però abbiamo capito che peggio di così non possiamo andare, perché peggio della quarantena. Beh, siete abbastanza solide, se siete riusciti a resistere alla quarantena. Sì, siamo e ci siamo conosciute due settimane prima del lockdown. Esatto. Quindi, quante volte vi siete viste prima del lockdown? Una, ragazze, una. Ci siamo viste una volta e io posso affermare che dopo la quarantena la Sonia mi conosce meglio lei di tante altre persone, perché capisce subito dalle mie risposte su WhatsApp come sono. Ovviamente anche lei sa tutto sul mio ciclo, però come tutti ormai lei, lei prevede le mie risposte. Scusate, sa come quali sono i giorni del ciclo, così fine mese preparo, okay. Fine mese non ci dovete toccare assolutamente. Io ce l'ho più o meno. Secondo me è universale. Ma nel weekend o inizio settimana? Ma io prendo la pillola, così me lo gestisco, perché in base a loro ho detto cambio, perché sennò no, ce la posso fare. Me lo faccio saltare. Sì, 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 cazzo me ne prego. Esattamente così. Quindi probabilmente lo scalerò un po', perché sennò io non ci riesco. Tre mesi donne. Che non hai il ciclo. Commento, commento. Se avete il ciclo coordinato è meglio stare con la ragazza dell'esercizio. È vero. Antonio, hai perfettamente ragione. Non lo auguro a nessuno. Sono subito scale al contrario. Mamma mia. Scale, scale. Ok, dopo questa è bruttissima. Scale, scale, scale. Quale scale? Le sue scale. Le mie scale. 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 Quasi sto odiando, però va bene. No, perché no, te, te lo spiego perché ho detto ti sto odiando. Perché tra poco ci sarà il mio esame di teoria, no? Lei Fabio Dessi, va a lezione. Ciao, da Fabio, Fabio. Esatto, gliel'ho detto. Scusa. E quindi Fabio mi ha detto magicamente che finita l'estate, cioè mi devo passare tutta l'estate a studiare la teoria, perché poi ci sarà l'esame. Giusto, giusto. Se vuoi ho le conoscenze merda, giuste. Se mi vuoi aiutare Giulia. Assolutamente, ti aiuterò. Io ho le conoscenze giuste, ecco. 20 no, euro no, passi l'esame. Minore, armonica, melodica, naturale. Aiuto! Altro che ciclo coordinato, ragazzi. Studiate la teoria musicale, scoprirete che le donne col ciclo coordinato non sono nulla. Niente. A confronto. Devo ancora imparare il ciclo delle quinte. Non sono neanche. Assolutamente. Do sorella mi si. Basta. Giulia, ma il tuo cavallo di battaglia qua, qual è? No, non ho un cavallo di battaglia. Come no? Dai, che canzone di quella che c'è, spacchi tutto di no, Fabio si diverte. Ogni tanto mi fa fare del metal, ogni tanto mi fa fare del rock, ogni tanto mi fa fare delle canzoni italiane. E cosa porti all'esame? Deve avere una canzone, no? Ma adesso non ho ancora pensato. L'esame del primo anno dovevo portare gli anni 70. Ho portato PFM, Impressioni di settembre. Una facile. E poi ho portato I Will Survive. Se non mi sbaglio è Have You Ever Seen the Rain di Creedence Clearwater Revival. It's gonna win. Stop. Portate due, uno in inglese e uno in italiano. Io rigorosamente l'anno prossimo dovrò portare gli anni 80. Non ho ancora. Bellissimo, finito. The Final Countdown subito. That's can't get enough. Non l'ho mai fatta, potrei farla canto. Cazzo. Però cotonata o niente. Però l'esame Davide non si fa. Davide scrive non si fa così. Riguardo, cosa? Riguarda cosa? Che no. Cos'è che non si fa così? Aiuto. Quelle spalline, le spalline quelle proprio piccole. Che sembri macete. Ma è la cotonatura che va esattamente a fine delle spalle. Ma su questo punto. MacGyver, i capelli alla MacGyver, corti davanti e lunghi dietro. Ma perché stiamo parlando ancora delle Disney app? Ma chi se ne frega? Ma parliamo di queste cose. No, dobbiamo parlare delle Disney app. Va bene, parliamo delle Disney app. È tutto il femminile. Sono 10 anni che parlo delle Disney app. Perché è tutto il femminile? Sì, perché mi sono capitate. Adesso non vi dico il nome, ma vi dico come mi sono capitate le altre due. Ok. Ti piace? Sì, ci piace. Sarò breve, sì, va bene. Allora, la bassista. Un giorno mi arriva un messaggio e mi fa: ciao, voglio suonare con te. Fine. Ah, oh, veramente? Over. Ma io scopro tantissime cose. Over proprio. Sulle mie colleghe. Avevo parlato. Over proprio. Io non ho detto niente a nessuno del cambio di formazione delle Disney App, okay. Tranne un ragazzo di Parma con cui avevamo suonato tempo prima, ma in confidenza, tipo, guarda, devo rifare la formazione. Ma così. Tempo due giorni mi arriva un messaggio e dice: ciao, io voglio suonare con te. Ma chi sei? Ok. Chiamo Angie. Perché ormai Angie è il mio pungible, poverina. E Angie, abbiamo una bassista. Ma come? Si è presentata lei. Ma chi è? Boh, ma ce l'abbiamo. Boh, esattamente così. Dai. Zero. Bellissima. È stata esattamente sapevo, così. Ragazze. Esattamente così. Al che io ho detto, vabbè, sono a tre quarti. Ma praticamente manca una. Ma cazzo, trovo una chitarrista. Andiamo a suonare in acustico con il nostro amico Frankie. Saluto Frankie, ciao Frankie. Ciao Frankie. E gli dico: ma guarda, abbiamo fatto sta roba, me ne manca una, ma la troverò. Ce l'ho io, ti passo il numero. A posto. Ho detto: vabbè,
male che vada, mi dice di no. Il momento stesso, ciao, siamo un gruppo femminile, vuoi suonare con noi? Sì. Ok. Ok, me ne vado, grazie. Finita la storia. Ok, è stato molto lungo la segnalazione. Abbiamo fatto le prove in questi ultimi tempi post-Covid. E buona la prima, io basta, vado a casa, ho finito. Cosa devo fare? Basta, siamo pronte e via. No? Conferma, okay. È stato, ripeto, l'ho già detto, ma è stata una situazione stranissima, soprattutto per me. Sono state le prime prove dopo il Covid. Anche per me. E quindi già ero carichissima. Ma trovare le ragazze così e suonare subito così bene, già così affiatate, con sì, dei bellissimi suoni. Insomma, prove. Io sono stata veramente felicissima per una settimana e mi sto ancora trascinando quella gioia. Quindi ringrazio la vecchia. Chi ha carissima Sonia. Che cazzo succede dentro lo Snay Up? Voglio venire anch'io. Niente, prendete come un corista, asciugamani quando sudate. Avevo un'idea più alta per te. Però se vuoi, c'è sempre da guidare il furgone, il posto dell'autista è sempre libero. Io cerco sempre un autista, quindi ragazzi, chi vuole farlo, non c'è un commento per un autista. Esatto, sì. No, commento. Cerca sì autista per lo Snay Up. Qualcuno ha messo mi piace, non vedo chi perché avendo non sono capace. Valutato la nostra resistenza all'alcol, non vedo chi ci serve un autista. Serve e come, grazie. Uomo possibilmente forzuto, sì, grazie, assessuato, così siamo a posto tutto quanto. Esatto. Gay, magari forzuto, anche un po' salentino se ci vogliamo mettere per vederlo che è carino la mattina. Sarà fuori tambur a dire io. E magari ce l'ha una mano anche a scaricare qualcosa, sì, così. Ma già che no? Sei lì, noi offriamo il mezzo. Io aprirei una selezione per chi, esatto, in diretta adesso si vuole offrire come autista delle Snay Up. Esatto. Snay Up, Snay Up. Esatto. Mia nonna direbbe Snay Up. Sì, 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 anche mia madre, infatti l'ho preso da lei. Aulin, c'è Aulin, Aulin, no, c'ha tutti i nomi suoi, però. Mia nonna chiama lo yogurt. Che c'è il check-up. E no? Check-up è finito. E quindi sì, chi vuole farsi sotto per fare il nostro autista, esatto, in mezzo l'abbiamo noi. Allora io non mi offro perché non so guidare, cioè poi vabbè, sono no, grazie, non so guidare, non so date le ultime grazie, facciamo senza. Se volete vi carico un po' di roba, però non so guidare in montagna, quindi no. Ci serve un esperto. Ragazze, attenzione però, con l'autista come facciamo a condividere il ciclo coordinato? È una questione. Deve essere gay, te l'ho detto. Ma non è che sei gay o assessuato, gay. No. Non capisce chi ha il ciclo. No, gay ha il ciclo H sempre. Esatto, esatto. 24, promettiamo al prossimo autista che non faremo date a fine mese. Che non faremo date appunto a fine mese. Saremo. Ha detto di non prenderla. Ci vedremo solo appunto quando il ciclo sarà a posto. Esatto. Finito, sì. Ragazzi, ho finito, ok, prendo la data. Ragazze, chi è che la lancia sto giro? La Sonia. Sonia, dai, che parli fino adesso. Parli dai, poco. Sonia. Allora, questa canzone ha un video che nessuno ha capito. Ok. Ma è per quello che l'abbiamo fatto. Ok. Quindi. Poi lo spiegherai. Pay attention, esatto. Okay. Ve lo spiegherò. E questo è stato il primo singolo dell'EP che è uscito prima dell'ultimo album, che si chiamava Insane Minds. E il titolo è Bullet. Yeah. Woo!
Ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Fede, dove vai? Ci siamo, no? Abbiamo dei problemi logistici con l'antenna dei Teletubbies. Esatto, no, la bananina va dietro Sonia. Io ho un problema logistico con le cuffie, no, io ho capito, sfumiamo come gli arrosti, ho finito, esatto, basta. Un po' di prosecco, grazie. Grazie, esatto. Al tavolo 4. Volevo salutare il mio ex datore di lavoro, che è il protagonista di questo video, Riccardo. Il tuo ex datore di lavoro? Mi ha assunto per la prima volta a 20 anni. Ha deciso di assumere me, figuriamoci. E poi è finito così, povero Cristiano. Dai. Sì, sì, Riccardo, grande Ricky Rubiani. E lui ha fatto Bullet e il remix di Bullet, che abbiamo fatto insieme ai The Deads, che è un altro gruppo fantastico, dove c'è Alessandro Cuoghi e Lorenzo Cuoghi del Tempo Rock. Uh-huh. E ci hanno remixato questo Bullet. Salutiamoli. Grazie, ragazzi. Vi voglio bene. Ale sei il mio preferito, sappilo. Sei il mio preferito. Sei il mio preferito, Ale, non è vero. Lollo l'ho truccato più volte. Hashtag falsità. No, non è vero, non è vero. Io voglio un sacco bene ad Ale, ma andiamo avanti che sono ubriaca. Comunque. Andiamo avanti che sono ubriaca, ok. Quindi questi nomi li vuoi dire o no? Non lo so, secondo me no. No, guarda, allora, che la Sonia deciso. ride, ma in realtà vedete che è più cattiva. Faccio super cazzole, cioè, allora, la realtà è questa. Abbiamo deciso di dedicare uno spazio importante sui nostri social ad ognuna di loro. Sì, ma non puoi dare un assaggino, dire. Vabbè, dico due nomi, tanto Il colore di capelli. Ok, allora la bassista è alla mia età. La bassista. Stai per pregare. La bassista. E che in realtà ci ha visto tre volte, quindi non so neanche quanti anni ha. La bassista ha tre anni. 14. Non è maggiorenne. È maggiorenne? La bassista è maggiorenne. A differenza della chitarrista, che praticamente non lo è. E praticamente non lo è. Posso? Aspettate, vediamo l'ospizio di. No, è il contrario. Non è ancora maggiorenne, praticamente. L'asilo di. L'asilo di Massenzatico. Pediatria portata. Allora, Sonia, tu anticipi basso e io anticiperò chitarra. Ok, va bene. Dando un elemento fondamentale. Dai, ok, dai. Allora, l'elemento fondamentale della bassista. Allora, l'abbiamo pesantemente rubata a un'altra band. Posso dire come lei, non lo diremo mai. Sono fierissima di questa cosa. L'ho rubata a un'altra band. L'abbiamo rubata, nel senso che si è proposta lei, però l'abbiamo presa da un'altra band molto conosciuta, sempre femminile. E è rossa come arancione, come quella porta lì, più o meno. Cioè, colore di capelli arancione. Fuoco, carota. Ok. Lei parla ogni mezz'ora, ma quando parla ti stende. Cioè, proprio. Cioè, non parla mai, quando parla. Quando parla lei è giusta. Perfetta. Okay, cioè, perfetto. Il presente non sgarra un secondo. Sì. È precisa, sì, perfetta. Vero. E sa fare i pancake, per quello che l'abbiamo scelta. Com'è che si chiamava quel gruppo rock che aveva la cantante con i capelli arancioni? Che cazzo si chiamava? No, mi viene in mente Paramore. Brava! A proposito di quella porta mi è venuto vedi? In mente. È vero, io mi addormento con la frangetta bruttissima, me la ricordo ancora. Sì. E quindi la bassista, cose. Sì, vi dico che inizia con la A e finisce con la E. Wow, addirittura. Sì. Allora, io invece parlerò della chitarrista minorenne. Vi dico solo che fra la chitarrista e me, la tastierista, intercorre la differenza di età di 10 anni. Perché lei ha detto così scandito? 10 anni. Dieci. Ovviamente è lei che ha 10 anni più di me, sia chiaro. Certo, non è chiaro. Vero. Purtroppo non è vero. Scoop, sono io la mamma. Federica è la madre. Esatto. Lei non ci potrebbe esserlo in realtà. Esatto. Potrei essere tua madre, ma non lo sono. Esatto. Per citare una cantante che la Sonia conosce. Ma scusate, io ho tutti i miei colleghi collegati. Vorrei salutare il reparto marketing di Equis, che si chiama Sparta. Ciao Sparta, grande. Ma ricordiamo che la differenza di età non è un problema. No. Sonia, io ho citato una cantante che tu conosci bene. Dimmi di più. Potrei essere tua madre, ma non lo sono. Ok, ci penso, vai avanti. Ah! Bau! Sì. Bau, esatto.
Grazie, non ce l'avrei mai fatta. Non ce l'avrei mai fatta senza. Ci sono gli aiuti con la chalance, calcio con il tuo culo. No, perché nel mio passato di ragazza magra ho fatto anche la ragazza magra, no, non madre magra. Ho fatto la comparsata in un videoclip che suonavo bidoni. Però è stato bello. Era bello, era bello, sì. Mi è rimasta la passione. Ho continuato con la batteria, però. Sempre bidoni. Scusate, la Iulla. La Iulla, no, possiamo dirlo, ok. Alla Iulla, che lo possiamo dire. Scusa la sua faccia. Cioè, guarda dietro la testa della Fede. Scusa, spostati un attimo con la testa. Spostati. Sonia, guarda. Ah, Iulla Queen. Ma ho letto anche Anima. Gli Anima, che dico io. Di Montanari. Non lo so. Sì, gli Anima. Salutiamo gli Anima. La regia conferma. Sì, grazie. Adesso Sonia lavori all'isola dei rifiuti. All'isola di cavallo. Pensa a te. All'isola ecologica, part time. A suonare bidoni. No, però sei stata molto figa in quel video. Sì, era bello. Sì, ho spaccato tutte le bacchette. Mi hanno detto continua. Ragazzi, non c'ho più niente. Non ha più le bacchette la Sonia. Ho spaccato ma tutto. Ma pensa te. Già, ho fatto un video con lei mentre suono bidoni. Sì, sì. Bidoni. E ti è rimasta la passione per i bidoni. Bidoni. Okay, non in perfetto. Tutti i sensi, ma solo suonando. Nella vita i bidoni quindi non mi piacciono. La Fede non ha detto le iniziali. Ah, no, sì, dico qualcosa allora, di più. La nostra chitarrista, alias mia figlia, perché appunto ha 10 anni meno di me, ma ti potrei sembra ma potevamo prendere una chitarrista un pochino più, ma me l'ha detta dopo l'età. Ma infatti è come quando vai con le ragazze giovani che esatto, no veramente ho 18 anni, no, ne no, hanno ne 16, ok. Comunque la perdono per questa cosa, perché è veramente bellissimo poter suonare con lei, anche se ho suonato con lei, guardate quanto amore, una volta. È l'istinto materno, ragazzi, che musica parla. Triste, prego. È l'istinto materno, l'orologio biologico. Comunque, le iniziali della nostra chitarrista. Sappiate che la chitarrista ha un nome, ma io le ho già dato più o meno una ventina di soprannomi. Comunque inizia con la G e finisce con la A o la E. Esatto. Attenzione. Eh sì, dipende. Quindi era lei che si era fatta sgamare. È lei che si è fatta sgamare, mannaggia la miseria, l'ho riempita di insulti. Ragazzi, è piccola, lasciate stare la mia bambina. Io non dico niente, io dico solo che l'ho sgamata. Non dico in nanosecondo gli ho mandato il tuo screech e ho detto: stai ferma adesso? Stai fermo, ti devo picchiare. Io non ho fatto in tempo ad accorgermi del post che lei l'aveva già pubblicato e la Sonia l'aveva già sgridata e lei l'aveva già calata. E lei aveva già scritto a me. Cioè, io avevo già scritto a lei. E lei era la quarta. Pensa a te. C'è una velocità di messaggistica comunque. Io stavo giusto controllando il post della puntata. Ho detto vado a vedere chi l'ha condiviso. Chi vuoi mai che l'abbia condiviso? Vado a vedere chi l'ha condiviso. Guardo amicizia in comune Sonia, amicizia in comune Fede, amicizia in comune Angel. Gliel'ho fatto cavare. Ha detto adesso lo cavi. Forse ho sgamato un'altra snea. Forse. Però forse. Ti manca ancora la bassista. Non te la dico. Io ho una curiosità. La cercherò e la troverò. No. Posso fare una domanda? Una curiosità? Visto che ormai abbiamo paura. No, visto che insomma avete svelato un po' la formazione, volevo sapere un po' i ruoli nel gruppo, nel senso chi è la rompicazzo, chi è quella. Questa è una bella domanda. quella alcolizzata. Chi risponde? Chi è la pazza? Io. Tu perché la secondo me hai più definito. Io ancora non ho definito. Perché io sono quella dei ruoli. Sì, è vero, lei è proprio quella io lì, sono è la sua domanda che definisce. Mettete voi due il profilo. Cosa hai detto? Smettetela perché voi due. Siamo sorelle. È vero. Caramba, che sorpresa. Me ne vado. Però tipo le Spice Girl avevano i ruoli prestabiliti. Hai ragione. È vero. Li abbiamo definiti. Però ora sono in un evidente imbarazzo, perché noi li abbiamo definiti in un certo modo. Ah cazzo, un problema. Siamo in fascia protetta. La porca che è. Non si sa. Potete dirlo. Ma hai tipo, ragione. Aggiungi porta ogni volta che devi dire una parola. Al posto di quello tu dici allora, orologio. No, ce li ho. Sappiate allora, che cazzo si può dire perché lo dico sempre. No, ma infatti non è quello il problema. Beh, però si giri la frase. Antonio fa caldo. Allora, abbiamo
abbiamo la cantante. Sono aumentate le visualizzazioni. La cantante è la nostra guida spirituale, guru, è la nostra ispirazione, è la nostra anche un po' dominatrice. Ok, le maîtresse. Esatto, sì, ancora, sì, sì, possiamo, sì, la, sì, definire un po' mistress, dai. Mistress o maîtresse, perché sono cose diverse, eh? Io pensavo a mistress proprio. Okay. Mistress a pesa, ma è lei, ma è così. A maîtresse gestisce a casa. Poi dopo abbiamo la Ciocca Piatti, che è l'alcolizzata, dai, l'alcolizzata, adesso te la rubo. Io ti avrei chiamato molto dolcemente Tamburina, ma Ciocca Piatti. Ciocca Piatti. No, Ciocca Piatti. Poi abbiamo, ecco, no, ce l'ho, la chitarrista è assolutamente la Logorroica. Mamma mia. Cioè, no, ragazzi. Quanto pezza cazzo. Anche le pietre che ci sono. No, è che per arrivare a un discorso non è che vada qui a qui, ma tutto in giro. E poi abbiamo la bassista, che è la silenziosa. La silenziosa. E poi abbiamo la tastierista, che invece, quando si diceva chi è la rompicoglioni a livello musicale, perlomeno del gruppo, sicuramente la tastierista è la rompicoglioni. Non erano così pro i ruoli. No, non è così. Non erano quelli i ruoli reali. Cioè, i ruoli reali, io mi vergogno un po', perché allora sono comunque una ragazza. No, una ragazza giovane. Allora, io ho un problema, non me li ricordo e io ho me il li telefono. Ricordo. Te li mimo. Vai, ci sto. Allora, attenzione. Allora, abbiamo appunto la cantante che... Il vigile. Esatto. Lei coordina. Okay. Esatto. Ragazzi, io ve la dico brutta. Poi abbiamo... Vai. La bassista che... La bassista è la femme fatale, cioè proprio quella che, esatto, la fanno usare, ma la profumiera. Poi, la profumiera. No, in realtà non è la profumiera. No, la bassista è troppo bella per è troppo scoperta. Bella. Quindi no, niente, quindi non guardatela neanche, troppo bella. Troppo bella, è vero, casualmente me ne ricordo. Ma beh, è veramente, sei proprio una Ciocca Piatti. Sì, ma come poi dopo abbiamo la chitarrista, che invece Ciappa Ciappa. Che no. La chitarrista ti sceglierà e ti picchierà, costringerà, ti legherà una sedia. Esatto. Poi abbiamo la tastierista, che invece, quella che dicevate prima, Fede, cioè la profumiera. Era lei, vero? Io sono quella. Era lei. Che la fanno usare, ma non la dà. E poi abbiamo, ragazzi, attenzione, la batterista, che mentre noi definiamo i nostri ruoli a livello un po' sensuale, io sono già la farmi la doccia. Batterista è già lì che invece sta attuando. Io mi sto già facendo la doccia a posto. La batterista sono già a posto. Io ha già finito. Grazie. Io ho già finito. Basta, grazie. Ciao, è stato questi bello. Sono i ruoli, ecco, definiti nelle snack. Cioè, esatto. Una scena maschile sarebbe quella che sta sul letto a fumarsi la sigaretta. Esatto. Sì. Mentre noi parliamo di quello che questa potremmo idea mi piace. Fare, come mentre noi decidiamo come andrà il post. Concerto, proprio, lei ha già finito. Perfetto. Concerto. Sono soddisfazioni. Esatto. Esatto. Però era un po' più reale di quella di prima. È l'uomo mancato del gruppo. Io sì, dire. Io sono un uomo, ragazzi. Sono veramente una camionista intrappolata in un corpo da donna. Proprio. E ci sto anche bene. Io delle foto dei video tuoi che ogni compleanno tiro fuori. Dovete sapere che la Giulia organizza il suo compleanno ogni anno ed è bellissimo. Quest'anno non ce la farò a esserci, vabbè. E ogni anno io do il meglio di me. L'ultima volta ero vestita da hawaiana, avendo rubato la tovaglia. Sì, che era tutta e mi era fatta il gonnellone con i cocchi e andavo in giro così, cose sobri. Bello, sì, che bello, non vedo l'ora di suonare con la sua. La molestia mi appartiene, sì, la molestia. Oppure ai matrimoni, sì, quando stavi per trampare da una scala. Cavolo, mi ha salvato da un femore rotto. Sì, praticamente sì, ero lì in fondo che la stavo filmando. Sì, io andavo con un tacco 15 su una scala dell'800. Sì, ma io non mi aspettavo che lei cadesse, io la stavo filmando perché era molto carina come scendeva le scale. Sicuramente, devo essere un elefante in una cristalleria. Perché avevo avuto la brillante idea da molto sobria, devo dire, quella sera lì, di andare su a Villa d'Este, sì, era, a vedere i piani sopra, no? Quindi abbiamo fatto queste scale ricoperte di velluto. Lei aveva un tacco che era una cosa scena. E mentre scendevo le scale, tra un po' mi trampa addosso. Si è afferrata la Una ragazzina. Domanda, non c'entra niente. Ho visto la scaletta, ma è l'ultima? Eh sì. Possiamo cambiarla? In che senso? Possiamo mettere quella in italiano? Lo devi chiedere alla regia. Regia? Mettiamo in italiano.
Io sono un problema è il titolo reale. Esatto. Io sono un problema. Ti odio. Grazie, perché essendo l'ultima potremmo mettere tutte e due comunque. Però prima quella mi piace. Prima quella là a Forest piace, ma l'altra ok, perfetto, già capito. A Forest piace, io sono un problema. Ascoltate, ma in tutto ciò il vostro genere. Bravo, lo dice lei. Ecco, vedi che arriva. Abbiamo perso una domenica. Arriva la maestrina, arriva Lindlon, l'interrogazione. Allora, noi ci siamo definite da hard rock, in realtà abbiamo deciso di andare per un rock italiano alternativo. Brava, perfetto, non avrei saputo dirlo meglio. Cosa vuol dire secondo voi questa cosa? Cosa vuol dire? Non lo sappiamo neanche noi. Non lo sappiamo. Ma noi lo scopriremo solo vivendo. Esatto. Piazzate indie davanti a tutto che fa figo, indie. Un alternativo. No, io da tastierista ovviamente ho la grandissima passione della Dance 90. E però nessuno Corona. E sono anche figlia delle cover band, lo ammetto, non tradirò mai la mia madre patria. E quindi io aspettavo Dance 90, ma niente, no. Dobbiamo fare rock alternativo in italiano. Italiano, una roba proprio. In italiano, alternativissimo. Beh dai, con questa un po' ci siamo riusciti, no? Sì, a buttare così che non so più cosa dire. Vi voglio fare altre domande. Sì, ma io sono qua, cioè ho tempo che domani io, ragazzi, non lavoro domani. Che altro? È che parlano tanto di figlie e madri, madri e figlie, ma nella vostra famiglia c'è qualcuno. Ora io lei. Cosa? Dio mio. Io scappo. No, è una domanda semplice. Chiedevo semplicemente se nella vostra famiglia c'è qualcuno che suona a parte voi. Ah, Dio grazie. Ah, mamma mia. Per un secondo wow. Adesso facciamo entrare la madre della Sonia. No. Ragazzi, ciao, mamma della Sonia. C'è posta per te. Io ho dato un cembalo in mano a mia madre e gli ho detto seguimi mentre io suonavo un 4/4. Ragazzi, è stata una cosa tipo no, è stata una produzione creativa del tenere il 4. Hai presente, non ne ha beccata ma una. Ma non fare la rompipalle. No, io non so da chi cazzo c'è chi è portato per la musica, c'è chi è portato per la cucina, c'è chi è portato per c'è chi è portato per mangiare. È portato, basta. E c'è chi è portato. Ma tu ti sei sgranocchiata il burro in quarantena? Sì, tutto. Fanculo. Sì, questa è stata è la domanda che mi hanno fatto di più in tutta la quarantena. Ma quello era burro? Sì. Ma te lo sei mangiato davvero? Sì. Ho dato un morso a un burro. Viva il colesterolo. Non ci credono che siamo così coraggiosi. Guarda che io ho mangiato, l'ho sputato perché faceva schifo in una maniera, schifo, però ho dato un morso a un burro. Sì, sì. Ma ragazzi, cioè, non è vero. Che cazzo fare nei video? Esatto, io ho avuto il vomito di mortadella. Cose a caso. Ma che mal di testa ogni volta che mi sbattevo contro qualcosa di diverso per fare il video. Sono andato 2 giorni col cazzo di mal di testa, neanche ve lo dico. Mannaggia. È stata una bellissima quarantena. È stato bello, sì, sì. Molto. Poi, meno male che è finita, abbiamo registrato 12 video a caso e montati perché non sapevamo più cosa fare. Esatto. La Giorgia. La Giulia è diventata ormai la prossima concorrente di MasterChef perché lei è in quarantena. Credo che abbia fatto qualsiasi cosa. Vuoi il burro? No, no. Vuoi la mortadella? Smaggiamo il pane, le ciambelle, i tortelli, la pizza. Le ciambelle non l'ho fatto, ho fatto la pizza, il tiramisù, il ragù a quantità industriale. No, ma le zucchine ripiene. Vediamo quanta gente c'è. Ma quanta gente. Salutiamo la Giorgia che non abbiamo salutata. Sì, che di solito è qui ma non c'è, c'è la fede. La nostra figlia dei fiori, cazzo. Sonia, forse il regista ti ha accontentato se lo guardi negli occhi. Sì. Se lo non vedo più i commenti. Prego, presentazione del. No, io posso presentare la prossima. Che okay. Lei presenta la prossima. Quindi voi presenti questa. Sì, allora. Così facciamo una figura un po' originale. Questo è l'unico pezzo finora scritto in italiano dalle Snay Up. Grande. Primo di una lunga serie. Pensavamo di non farne più e invece no. Abbiamo deciso di farne una lunga serie. Che fortuna. Che culo. In italiano contro il nostro volere hanno deciso, va bene, accontentiamo tutti quanti, facciamolo. Io non volevo fare neanche questo, ho scritto il testo in 4 minuti e 40 perché mi faceva schifo. Che genio, questo. Che ribellione. A me piace molto, anche se in italiano tutti lamenti perché in italiano, porca puttana, devo ammettere che è venuta bene. Sì. E io non la volevo fare a tutti i costi, è saltata fuori in 10 minuti le prove, va bene, teniamola. Ale. Oh, e questo, ragazzi, è Io sono un problema. Diverso dalla mia, se leggo sfoglio pagine di sole.
massima guana, acculturati ma abituali, giudiziosi ma morali, grassi con gli addominali. Io sono un problema. Da questa gabbia non si esce con abilità, la chiamano libertà. Mi credono aliena, la mia anima è vera, ma per loro sono solo un problema. Da solo valido. Eccoci. Lo vuoi l'aneddoto? Sì. Sei entrata esattamente in quel momento. C'è un pezzo in cui dice: io valuto il male e il bene. Sì. È finita malissimo, perché durante il playback è uscito, posso dirlo? Sì, faccio... puoi dirlo. Io valuto il male al pene. Esatto. È finita così. È uscito. Da, dillo ovviamente. Che domande. Cioè, era da chiedere? Era da chiedere, no. E quindi è: io valuto il male al pene. Bene. Questo è esatto, è uscito così. Ma in questo video Adila ha la maglia verde perché è l'unico uomo. Perché il male al pene. No. Noi avevamo la maglia da prima, lui no, e l'unica rimasta era la verde. Però sì. Sembra fatto apposta perché lui è l'unico uomo. E la teoria ha voluto quello. Verde, uomo. L'abbiamo lasciata così. Donna, sì. Rosso. Donna, sì, sì. Cose simili, sì. Non ce n'erano più. Dai, ti sto scusando. Vignetti. Vabbè, andiamo avanti un po' con altre domande. Allora, se avevate dei parenti che suonano, ve l'ho già chiesto, però in realtà tu forse io, sì. Cioè, mia figlia, appunto, è giusto. Suona chitarrista, giusto. No, io no, io sono fortunatamente, non la considero in realtà una fortuna avere. È vero, neanche io. Parenti musicisti, io sono assolutamente da sola, mi crogiolo nella mia solitudine musicale in casa mia, sono figlia di due insegnanti e li ringrazio per non aver mai interferito nelle mie passioni musicali. Ci sta. Sì, assolutamente. E quindi perché tu sei diventata tastierista? Come hai fatto a diventare? Bella domanda. Per poter suonare con la sonda. È chiaro, che domanda. Dai, racconta. Allora, io intanto sono diventata molto rossa, va bene. No, io ho iniziato. Ma sono le luci, in realtà. Le luci, sono le luci. I sciacci. È la giacca tu. Vicenza. Allora, lontano da Padova, l'Islanda. Sonia, fammi concentrare. Allora, qual era la domanda? Ah, perché sono diventata tastierista? Sì. Sono diventata tastierista perché, allora, sono partita come pianista, poi dopo sono diventata organista. In tutto questo ci sono 50 anni di conservatorio di cui non vi racconterò le cose perché dobbiamo essere felici. Grazie. Ecco, quindi conservatorio e felicità non sono nella stessa frase. Mamma mia, quindi sei una bacchettona. Io sono assolutamente una bacchettona e dopo avere fatto tanto pianoforte, tanto maestro collaboratore, tanto organo, tanta direzione d'orchestra, finalmente ho deciso. Sai cosa ti dico? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. E ho deciso finalmente qualche anno fa di essere una persona felice. Mi sono rivalutata completamente e ho scoperto che la prima connessione con il mondo organistico, perché mi definisco più organista che pianista, era appunto il mondo moderno delle tastiere. E quindi sono entrata nella grande famiglia del repertorio moderno e li ringrazio tutti di avermi salvato dalla depressione della vita di conservatorio. Mi raccomando, ragazzi, siate felici quando suonate. Siate moderni. E state lontani dai conservatori, ve lo dice mamma Federica, grazie. Mamma Federica. Invece ho capiati qua perché è diventata... Per non spaccare la faccia a qualcuno. Perché è diventata batterista, scusami. Ho distratto dal cavo, cioè, dal cavo della fede. Mi hai già rubato il posto. Questa fede. Io faccio... Prova. Da piccola avevo la Buontempi. Scusa, e facevo fra martino, c'ho scritto do, sol, re, poi facevo do, sol. Questo era il mio massimo. Il mio massimo delle note. Ho capito che la musica è proprio leggera. Potete fare, non mi ricordo se era in modo Nasty Rambles che si scambiavano gli strumenti mentre erano. Io faccio fra martino. No, io lo voglio
fare. Io sono... raga, lo voglio fare. No, poi vi dirò io di più. Io do le idee, la fede io al massimo vado a cantare, perché sennò non, cioè, va bene. Io va bene, sono molto brava a suonare il flauto, il Titanic, è l'unica cosa che io sono brava a suonare il campanello di casa. Stonata anche, che è molto. Però è un talento. Però Martino mi riesce ancora bene. Devo ammetterlo che con la buon tempi mi riesce bene. No, io dovevo evitare di spaccare la faccia a qualcuno e entrare in depressione. E quindi ho detto: mamma, mi compri un sacco da box? Sì. Me l'ha attaccato al soffitto, ho tirato giù il soffitto. Okay. E che mia madre fa: no, ferma tutto, non va bene, trovati qualcos'altro, magari un po' più costruttivo. E quella sera lì sono uscita ad una sagra di paese dove suonava Gigi Cavalli Cocchi, batterista di Ligabue. Okay. E io facevo così: che bello! 16 anni così, ho iniziato tardissimo. 16 anni vedevo sta cosa, fa casino, fa rumore, la voglio. Al che io, non capendo niente, fa casino, fa rumore e meno delle cose. E meno cose a caso, non ho uno spartito, esatto. Bellissimo, posso fare la musicista senza fare la musicista, è geniale, esatto. Questo è stato il mio pensiero. E che io sono stata la mia mamma, ho detto beh, sono il ritmo e non ci sono le note. Hai capito? Era la cosa perfetta per me. Hai presente quando scopri tipo Instagram che ci sono tutte quelle che vuoi vedere col culo nudo? È che perfetto, è la stessa cosa. E guarda, che bello, posso suonare, non risuonare, non imparare un tubo di niente. Esatto. E che sono andata da mia mamma all'età di 16 anni e gli ho detto: alla fede, intanto si stanno sanguinando le orecchie di fronte. Anni e anni di storia. Anni di studio buttati nel bellissimo. E ho detto: mamma, mi compri una batteria? Mi aspettavo ovviamente un no secco di quelli che ma sì, dai. Mia madre fa sì. Ok. Aspetta, non ho capito. Sì. Oh, veramente? Oh, vero? io. E che ho detto, vabbè. E io non ero pronta, quindi non sapevo cosa dirgli. Adesso cosa gli rispondo? Anche l'ho guardato, ci penso un attimo. Come sono andata via? Io, ovviamente, operativa quale sono nella mia testa, avevo già tutto in testa dopo il suo sì in un secondo. La situazione era chiarissima. Sfruttiamo tutti i parenti. Quindi io da ogni parente ho preso soldi per il giorno del mio compleanno per poi ti avere... Staccavi i denti per avere... esatto. Così, per avere... soldi. La Sonia alla dentiera ha fatto la comunione 5 volte. Ha fatto anche un funerale, non lo sanno, ma sono anche morta. Ho organizzato un finto matrimonio. Quello ci sono andata vicino davvero. Comunque, cosa è successo? Ho preso soldi da chiunque e sono arrivata ai miei 600 euro. Bene. Con 600 euro ho preso la mia prima batteria. Che dai cinesi. Poverino, il ragazzo Lorenzo del 4Stix. Io sono andata da lui e ho detto: senti, io su questi tutte monete, cosa mi dai? I pezzi da 5, cosa mi dai? Mi fa: guarda, su queste in offerta, vabbè. È ancora la mia batteria, non l'ho mai cambiata, è ancora davvero? Quella è ancora quella, perché ho preso qualcosa di buono che però poteva essere con 600 sì, però non euro. Hai i piatti mangiati dai topi, no, no, i piatti dopo li ho presi pian piano. Ho fatto le pelli, ho preso solo il minimo che potevo prendere con 600 euro, pian piano ho incrementato io tutto il resto. Però sì, ho iniziato così ed è arrivata il giorno di San Valentino dei miei 17 anni. Quindi io ci ho messo un anno con i soldi. Beh, però è un bel regalo di San Valentino. E il giorno di San Valentino mia mamma mi ha portato a casa la batteria, perché non avevo la patente, quindi non potevo andarla a prendere. E lui l'aveva lì, non l'aveva presa. Mia mamma l'ha portato il giorno di San Valentino. È vero, è stato amore. Dolce. La Sonia ha trovato il suo lato dolce, sì, parlando sì. della batteria. Esatto, ed è arrivata il giorno del mio compleanno. Ciao, di San Valentino dei miei 17 Ascolta, anni. Rompiamo il romanticismo. Okay. Quante bacchette hai rotto dalla tua vita? Vi racconto questa bellissima. Primo tour a Torino. Andiamo a Torino a suonare, ci invitano a questo festival bellissimo, Metal Queen Burning Night. Saluto Raffaele e Aaron che ci hanno invitato. E niente, andiamo là. Ovviamente, gruppo femminile non del posto, in un festival, tutti davanti, pieni, così. Ovvio. Adesso ti ascolto. Che ansia. Vabbè, cosa fai? Partiamo. Io guardo le altre. Dal 4? Siamo tutte sicure? Guaggio, al 4 la bacchetta è partita? No. È finita nei coglioni del primo davanti. Le mutande, si dice le mutande. E questo ha fatto che era perfettamente a tempo con l'inizio della canzone. Quindi e noi siamo, io nel frattempo ho preso un'altra bacchetta e siamo partite. E tuttora lo conosco, Giova, ciao, mi dispiace. È diventata ancora, una donna dopo. No. Ci hanno chiesto di suonare insieme, è diventato un grandissimo diventata amico Giovanna. Perché per forza, guarda, dobbiamo diventare amici, guarda, scusa, non volevo. Salutiamo Giovanna. Giovanna, grazie, ciao. E quindi questo è stato però hai sempre i bacchetti di scorta. Forever.
Ma mi sudano le ma mani. Ma sei una che quando finisce il concerto lancia le bacchette. Cazzo, sai quanto costano? Oh. No, esatto. Ci penso proprio. Anche perché fanno un male cioè io una volta mi è capitato un plettro che non è grandissimo come una bacchetta. Oh, mi è arrivato in un occhio. Mi ha fatto peggio un di male come porco. Cioè, scusa, ma che cazzo lanciate? Ragazzi, non si lancia sta roba. Poi costa un care. Tenetevele. Oh. No, no, ripeto, dopo il COVID non succederà più. Tu lanci la tastiera. Ma non capisco anche quelle che lanciano i reggiseni, cioè 30 euro di reggiseni di intimissimi col cazzo. Ma comprano il mercato a un euro, te lo dicono. Infatti, non si fanno più queste cose. Li comprano i cinesi. Che brutta roba. Li lanciano sul palco. Che brutte cose. No, non si fanno più. E quindi no, le tengo perché costano troppo care. Cioè, siamo poveri. Esatto, anch'io tengo la tastiera. Sì. Ragazzi, anch'io la tengo. Meno male. Sì, non sei una di quelle che sbraga la tastiera. Assolutamente, ma sai te. No, era poi la chitarra. Mi ricordo una scena dei a Sanremo, tra l'altro, di quel gruppo che sì, sì, Passivo spaccarono la chitarra. Tutte le camere. Ma quando te le regalano cambia la vita. Microfoni, casse, tutto. Beh, Corcobain uguale, ma viene, o ti droghi o hai soldi. La realtà esatto, è quella. Esatto. In realtà erano finte, erano di polistirolo. Noi non abbiamo né i soldi per drogarci né i soldi. Attenzione, però noi mangiamo il burro in panetta. Esatto. È per quello che mi scivola le bacchette. Esatto, poi, cioè, esatto. È l'unica peculiarità. Burro. Io non uso la mucchina, uso il burro. Mamma mia. Per una protezione tutta emiliana. Il porco che lo spalmiamo sulle mani. Ma va là. Ah, ragazzi, allora, lo strutto più che il burro. È più panetto, è più comodo da mangiare. Io capivo, però la prossima volta prendi le scatoline quelle di strutto. E poi devo mettermi lì col coltellino. Visto l'anidea, se nel caso scoppiasse un altro quarantesco, però no. Anche per fare i massaggi il burro è ideale, tra l'altro. Con un po' di sputo. Mamma anti-COVID. Mia. Il burro comunque ricorre. Io ho una domanda, ma per quanto riguarda i gruppi, cioè cosa vi ha ispirato come gruppo? A parla lei. Ma perché la vostra Fede, non parli mai, bisogna che ma parli. Ma io sto parlando tantissimo. Fino adesso, ragazzi, che non sputo. Cioè, che ore sono? Le 3 del mattino? Allora, adesso vado. Abbiamo finito. Vado direttamente nella chat. Wikipedia. Esatto. E vado a leggere i gruppi. No, ragazzi, scriviamo troppo. Sonia, dai. Allora, ti ho mandato il Word. Come ispirazione? No, abbiamo sempre preso più o meno spunto, e anche adesso no, ci riconfermiamo. Una sorta di Foo Fighters. Ok. Guano Apes. Un classico alternative, lei ha sparato anche Alterbridge, che a me piacciono tantissimo. Yes. Quindi sì, e poi le altre due hanno dato dei gruppi che per me sono sconosciuti. Esatto, sì. Anche per me. Quindi io e la Sonia belli. Non potremo realizzare i Pantera, però il nostro sogno è realizzare i Pantera in chiave neanche anni io 80. E mia figlia non ci attentiamo a raggiungere i Dream Theater, ma comunque gli obiettivi sono alti. Faremo Gigi D'Alessio. Esatto. Gigi Finizio. Esatto. Giusto per chiudere il cerchio. E anche un po' di Mimmo Merelli. È chiaro. Dilli mai. Sto morendo. Vabbè. Io caldo. Ma sì. Ancora domande c'è. Ma ora finisce sta intervista. Sonia, il foglio è lunghissimo ancora. No, lo sto guardando io. No, in realtà le sto cancellando. Scusa, non ti volevo portare. No, salutiamo, c'è scritto. No, è lei, tu guarda lei. Vero, perché lei le ha scritte qua ma non capisce la sua scrittura. Io scrivo male, ma tu Trinchi, whisky. Non vi preoccupate, tanto io sono occupata domani. Però deve lanciare la canzone. Come un musicista in quarantena. Allora, io lancio questa canzone. Esatto. Perché nel gruppo sono stata soprannominata Dory dal film Dory. Dal film Nemo. Appunto Alla ricerca di Nemo. Perché io mi isolo e mi dimentico. Se la cosa non mi interessa, mi isolo. Comincio a pensare alle mie note. Quindi e il 90% delle volte non ti caga. E non la considero molto. Quindi sono Dory. Quindi citando Dory, io lancio questa canzone. Canzone dicendo escape. Non ho capito. Yeah.
sadici. Cazzo, non si ammazzavano. Corsetti sadici. Qua stiamo parlando di cartoni animati. E scape. Happy Trees. Happy Trees. Sì, sì, mi ricordo. C'erano le ossa che volavano. Si uccidevano di brutti. Sì, tutti sai qualcosa. Non si chiamava Suicide qualcosa. Forse sì, non no, Happy Tree alberi qualcosa. Sì, 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 sì. Tree alberi qualcosa. No, è vero. Io sono rimasta alla ricerca di Nemo, scusate. E anch'io ero meglio. Ma forse tu lo sai balenese? Dovete sapere che siamo qua, pronti. C'eravamo anche prima. C'eravamo anche prima. Infatti, cioè, ma non eravamo già in onda. Sì, eravamo già in onda dai Suicide 4. Non ho capito cosa. Male che non ho detto niente. Ma io quando dico ciao vuol dire che siamo già in onda. È sempre un ciao, è continuo. Dovete seguire. Comunque, che lavoro fate oltre ai musicisti, ragazzi? Schifo. Ma cosa tutto, dai, parti tu. Parto io. Io insegno pianoforte. Insegno pianoforte. Quindi alla fine della fiera sei un insegnante. E quindi alla fine della fiera, alla fine della fiera sono un insegnante. E soprattutto vorrei dire che il mio mestiere non è tanto insegnare musica o suonare, ma il mio mestiere ormai è la partita IVA. Ciao. Spezziamo una lancia a anche favore. Il mio è la partita IVA che cresce con me, cresce, morirà con me, morirà. Morirò prima io della partita IVA. Esatto. E quindi sì, io insegno, mi dedico ai miei ragazzi e sono molto contenta perché anche dopo la quarantena, anche vivendo in Italia, lo considero ancora il mestiere più bello durante del mondo. Durante la quarantena hai insegnato lo stesso? Ho fatto le lezioni online, raga. Come tutti gli insegnanti. Come tutti gli che insegnanti. Che belle. Ci siamo ritrovati a insegnare in pigiama, a dover mostrare l'intimità delle nostre case umilissime. Esatto. Con i nostri strumenti umilissimi, messi malissimo, e quindi ci siamo un po' sputtanati così, ragazzi, agli occhi degli allievi. Già. Ma diciamo che è stata un'emergenza. Però sei riuscita. Sono riuscita, ma in realtà sono riuscita grazie all'aiuto degli allievi, che sono stati più bravi. Stavo dicendo gli alieni. Gli alieni. Quelli erano nella mia testa mentre attivavo Skype. Sono stati gli allievi che ci hanno veramente tanto aiutato, perché senza la loro energia e le loro faccine lontane sarebbe stato tutto molto più triste. Ed è partito di nuovo l'orologio biologico. Io faccio schifo. No, io ho una storia interessantissima. No, non ve la racconto. Faccio marketing in un'azienda di Reggio Emilia che si chiama appunto X. E lavoro con un team di pazzoidi e ci chiamiamo Spartani. Quindi io lavoro in Sparta. Spartani. Sì, io quando vado in giro dico io lavoro in Sparta. Siamo dei matti, ma siamo letteralmente spartani. Per citare 300. Esatto. C'è da fare un funnel. Solo questa mi capiranno. Sono i miei colleghi. Fa lo stesso. Li saluto. E ma posso salutare anche io i tuoi colleghi che sono parte viva delle nostre. Sì. Chat, delle nostre conversazioni. Sì. Ciao colleghi della Sonia. I miei colleghi mi stanno aiutando bene in questa avventura delle Snay Up. Ti voglio bene tanto e sanno tutto, perché ogni giorno io non ho minimamente voglia di lavorare a luglio, che si sappia. E quindi ogni giorno è din dun dei, mi suona Skype perché siamo ancora in smart working. E io guardo il mio collega e dico: ma ti racconto cosa è successo ieri sera? Ho visto le ragazze. No, perché sai, perché quindi sanno tutto di me. Perfetto. Sanno più di tutti gli altri e si sono in qualche modo offerti di darmi una mano. Sono sempre stati molto disponibili. Grazie, per quello. Grazie ragazzi. E lavorando in un team un po' fotografi, chi fa il video, chi fa le pagine internet, ovviamente marketing anche questo. Quindi sono cresciuta con questo e loro mi danno una mano e continuerò con questo. Bello, quindi bello, grazie, bello, grazie bello. Davvero ragazzi, vi voglio bene. Anch'io. Sono fierissima di lavorare con voi. Io vi voglio bene. Domani entro tardi, ciao. Entro tardi, ciao. Se alle 9 non sono su Skype, perdonatemi. Le promesse della sua. Gianni, domani, ti chiamo io. Domani mi presento io al tuo posto. So, com'è? Un attimo. Saluti i colleghi di persona. Oh, che bello! Che bello! Che bello! Io direi che ho l'ultima domanda. Già dopo 17 ore. Io ho le occhiaie. Mettetela, che siamo entrate alle 9:15 e sono le 10. Ma come passa veloce il tempo quando ci si diverte? È come la pandemia, sono invecchiata un anno nel frattempo. Ultima domanda. Dai, vai. I progetti futuri. Bloccate. Che bel biondo, naturale. No, allora progetti futuri. Volevamo prenderla con calma. Non ci se la fa. Non ci se la fa perché
ci sono un sacco di cose in divenire e se dici gruppo femminile domani, no aspetta, non c'ho tempo domani. È vero. Quindi sì, devo ammettere che stanno arrivando tante cose. Guarda che voi gruppi femminili siete rare, eh? Me ne rendo conto. Ma tipo, non credevo, ma me ne rendo qualche conto. Qualche data in corso, così vi seguiamo. Allora, ci stiamo preparando per Sanremo. Quindi la prima, se tutto va come deve andare, è l'Ariston. Esatto. E la butto lì, eh. Noi si parte col botto. Avete capito, luglio le semifinali. Luglio semifinali streaming, quindi non, okay, non c'è la possibilità di vederci live e ancora. Settembre, se settembre, se va bene, il 12 settembre c'è la super finalissima di Sanremo. Le cose si fanno bene o niente. Esatto, esatto, anche perché agosto andiamo in ferie tutti, non vuoi neanche cagato. Esatto. Detto tranne io non vado in ferie. Sotto il sole. Io vado al mare 3 giorni adesso, ma poi agosto me lo sparo a Reggio Emilia. Io sono in ferie con la mia partita IVA. Anche io culo! Sono in ferie con la partita IVA con le tasse. Ma no, no, basta. Io vado. Io e la mia partita IVA. Esatto. Non stiamo bene insieme. Vorrei una canzone con la, come tema partita IVA. No, ah, potremmo farla. E sarebbe una canzone veramente che porterebbe al suicidio. Di metal da partita IVA. Di massa. Escape da partita IVA. Un remix di Escape. Allora, ragazzi, io stavo pensando di aprire la partita IVA a settembre, mi sa che ho capito. Sei fuori. ma fingiti disabile vivere, piuttosto. Ma puoi vivere stai ancora male. No, ma parli, no, di reddito, ragazzi, di cittadinanza. Ma non scherzare. No. Niente, ok. Fai la disoccupata vita. Ma scherzo, ma fingiti invalida. Cieca. No, assolutamente. Continuerò a essere una dipendente, come tutti i comuni mortali. Rimani lì che va bene. Rimanete lì, rimanete lì. Comunque sì, date future saranno queste. E poi in 3 giorni ne sono arrivate altre che stiamo cercando di confermare, incastrare e fare comunque dopo settembre. Quindi da adesso a settembre ci impegniamo, facciamo qualcosa di bello, andiamo a Sanremo. Ma qua Rock. Nei dintorni o lontano? Qui nei dintorni 2 e un po' più lontano altre 2. Italia, Nord Italia. Quindi qualcosa Salento c'è. No, niente. No, ancora no. Allora io non ci sono. Se io qualcuno la festa d'agosto andrà su e vi farà pubblicità, e suonerete in Salento, va bene? No. Quelli si usa a suonare, come si chiamano, i tamburelli lì. Io sono a casa. Esatto. Abbiamo suono già solo ciacapiatti. Io sono a posto. E quindi da lì partiremo, faremo tutto. Adesso nel mese di luglio annunciamo appunto la formazione ufficiale con delle bellissime biografie che ci siamo proprio messe d'impegno a farle. E quindi tutto luglio vi terremo occupati pian piano con la formazione. Agosto, non lo so, pubblicheremo foto che in realtà non siamo al mare, ma fanno finta che siamo in sala Photoshop prova. Esatto. Faremo finta di essere in sala prova a lavorare, non è vero, sappiatelo, ma questo ve lo dico in anteprima. E settembre. Tra l'altro tu fai dei bruttissimi viaggi, vero? Storia a casa. Quando posso vado. Ad agosto che si mangia il burro. Esatto. 50 brava. Grandi. Adesso sappiate che di riccione. Sappiate che Facebook dà la possibilità di programmare i post, quindi non è niente reale, sappiate. È vero, è vero. Non è niente reale. Lo faccio sempre anche io, poi quando sì, metto storie vecchie che la gente pensa invece hashtag falso. Questo è uccisa. E quindi sì, i progetti futuri sono questi. Se va bene Sanremo, sfondiamo, facciamo il botto, poi ci pagate le interviste. Se va male, ne siamo qua il prossimo anno. Ma noi siamo un vostro amico. Ma voi, per voi c'è sempre posto nel nostro cuore. Meno male. Sganaway. Io sono una prossima intervista spiegata. Radio DJ. Se facciamo il botto, ragazzi, ricordatevi di noi. Ci ho visto passare tutte le formazioni delle Snail Up. Da ci saranno almeno 17 persone. C'è tutte morte, seppellite sotto casa. Cioè, con la prima intervista, è con vero, le prime Snail Up, eravate venuti sempre da me. Addio, per un'altra radio. Allora ho paura. Cioè, vuol dire che se vieni in questa radio. Non era questa radio. Non era questa radio. È morta. Radio. Oh, però. Culo. Attenzione, attenzione. È morta l'altra. Ma ho la bambolina voodoo nel portafoglio, tranquillo. Spero di resistere. Spero di resistere. Io proporrei di chiudere con un TikTok finale. No, scherzo. Perché TikTok? Il TikTok è il suo orologio biologico. Il mio orologio biologico, ovviamente, vero? Solo io e te potevamo pensare. Con la sigla dei Teletubbies. Trinky whisky. Vabbè, comunque vi abbiamo detto tutto. Seguiteci sui social. Snail Up. S-N-E-I
S-N-A-P. Cioè, come si pronuncia, si scrive. Beh, così, S-A-P. Vedete quel logo? Presto non ci sarà più. Stiamo cambiando tutto. Lo vedete quel sito? Contatto Instagram. Vedete quelle persone? Non ci sono più. Pure quelle hanno cambiato. Che poi, tranne due. E quindi Instagram, Facebook, Snay Up su Instagram. Ok. Quindi anche lì come si pronuncia? S-N-A-P. Il sito www.snayup.com. Avete anche il sito? Abbiamo il sito, che è quello. Quello è il sito dove potrete comprare i fantastici CD che faremo in super anteprima con i miei colleghi che mi mettono posto sul sito. Dovete fare ancora, non ce li ho perché non li dovete ancora fare. Con calma. Ce li abbiamo, vabbè, basta. Quelli vecchi ce li ho, però dai, è già un passo avanti. E poi basta, il sito, il Facebook, l'Instagram. Non lo so, vi do l'indirizzo di casa. Avete, no, TikTok non ce l'abbiamo. Ce la posso fare. Ce l'ho io. La partita IVA, il mio IBAN. C'è il commercialista. Allora, su Badoo invece le trovate sotto il nome. Esatto. Vagina rampante. Cacciolina 90. Power Pussy Grons. Vabbè, detto questo. Metal Pussy. Sulla Pussy Wagon, no, rock alternative, giusto? Pussy. Italiano. Rock alternative, Italian alternative rock. Esatto. Metal Wagon Pussy. Madonna, come diventa lungo. Troppo lungo. Poi passiamo alle Rock and Roll. Dobbiamo concludere. Viva le bionde. No, viva le more. Scusa, viva le bionde. Cioè, Sonia non dice un cazzo. Ciapa ciape, uguale. Viviamo le bionde. Baci, abbracci e a mercoledì prossimo, intorno alle 21, sì. Con quello che le donne non dicono. E ci sarà di nuovo la Giorgia con noi. Okay. Ciao! Ciao belli! Ciao!